Probabilmente i vacanzieri che in questi giorni cominciano ad affollare le località balneari penseranno a godersi più che altro sole e mare, ma i loro figli e nipoti dovrebbero cominciare invece a preoccuparsi sul serio. L'ENEA ha lanciato un nuovo allarme sulle zone a rischio sommersione in Italia entro la fine del secolo. A quelle già individuate in passato, in Toscana in particolare la Versilia, se ne sono aggiunte altre sette, tra cui Marina di Campo all'Isola d'Elba. Insomma, spiagge che spariscono e territori che finiscono sott'acqua a causa dell'innalzamento del mar Mediterraneo dovuto al cambiamento strutturale del clima. Per il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che ha istituito un team coste assieme agli Atenei di Firenze e Siena, il pericolo riguarda ampi tratti della costa toscana, soprattutto quelli a fondo sabbioso. Per far fronte al fenomeno occorre però cambiare modalità di intervento, abbandonando gli approcci localistici in favore di una visione integrata, come spiega il professor Giovanni Sarti del Dipartimento Pisano. Il problema di un tratto di spiaggia non coincide con un limite amministrativo, ma va oltre. E quindi occorrerebbe che sia comuni, sia anche le aree montane dove, che riguardano tutta la parte che gestisce il sistema fluviale, si parlassero perché il sistema è complesso. Il problema delle spiagge parte dai fiumi essenzialmente, perché non arriva a sedimento. E va affrontato sempre come minimo a livello di unità fisiografica. Un'unità fisiografica non si intende un tratto di spiaggia, ma si intende tutta quell'area costiera dove il trasporto sedimentario è confinato. Per intendersi, per quanto riguarda la Versilia, l'area da considerare va dal fiume Magra fino a Livorno.